Buongiorno ragazze, bentrovati in un nuovo video. Allora, ho appena portato Christian all'asilo, le ragazze sono a scuola e io ora, ragazze mie, non potete capire che cosa ho in casa, tutto, non ho non c'è un angolo di casa dove posso dire wow, è in ordine. Allora, lì c'è tutte le cose della colazione, qui c'è la colazione di Chris, il divano non vi dico. Adesso vi mostro la realtà delle mamme, specialmente voi mamme che andate a lavorare, non lo so, guardate qua, non gliel'ho fatto fare perché devo cambiare i letti, quindi c'è casino per quello, Poi, guardate qua, parte l'ambaradan di medicinali, vabbè, qua è da pulire, non è in disordine. Poi facciamo un home tour disastrato, qui vabbè c'è di tutto e di più, roba da lavare, cose che sono uscite dai grembiuli, qua anche qua, letto, cameretta, la mia non ne parliamo, perché anche la mia, vedete, tutto buttato lì come se è arrivato un uragano all'ultimo momento, qui intanto è caduto pure qualcosa, qua la lavatrice è finita, non so perché mio marito ha portato sopra questi fili, balla a capire. Vabbè, e qui c'è una montagna di panni che mi aspettano, più questi da stirare. E insomma, questa è la mia mattinata. Si presenta molto bene, come potete vedere. E niente, che dobbiamo fare? Stamattina così una bella giornata, invece di uscire e prendermi un caffè, no. Stamattina pulizie. Ma devo? Riesco a appoggiarvi? Devo perché... In questi giorni di influenza ho fatto comunque tanto, non è che non l'ho fatto, però ecco, sotto i letti, dietro il divano, sotto il divano, non l'ho fatto. Quindi mi tocca. E, i letti comunque l'avevo cambiato, l'ho spolverato, comunque lavato a terra, ma con la lavapavimenti. Invece a me piace, sì, la lavapavimenti è un aiuto, un grandissimo aiuto, però almeno una volta a settimana, almeno lo straccio io, devo usarlo. Quindi questa è una cosa che devo fare. E quindi adesso mi tolgo le scarpe, mi metto comoda e iniziamo a lavorare. Poi se riesco mi vado a prendere anche un caffè, ma niente di sicuro, anche perché devo mettere ancora sul pranzo e non ho idea di che cosa preparare, quindi vedremo. Comunque, scarpe tolte, prima di iniziare di qua non so nemmeno da dove iniziare, mi dovete credere. Inizio dalla lavatrice perché una è finita e voglio mettere su quella dei tappeti, quindi... Oggi poi avrei anche in programma, oltre che a stirare nel pomeriggio, se riuscirò, vorrei anche sistemarmi i miei, l'armadio dove ho l'intimo, perché ho anche delle casse pesanti invernali, voglio togliere un po' di cose, canottiere, quindi mi voglio sistemare un po' anche gli armadi. Sì, è questo, fuori è bellissimo, il tempo è veramente molto bello, qua è uscita una vite, sicuro nei pantaloni di lavoro di mio marito. Beh, comunque... Programmi del fine settimana per il primo ponte del primo maggio? Non più di tanto, diciamo che sì, avevamo progettato qualcosa tipo andare a Capri. Adesso vediamo un attimo dal tempo, perché il tempo porta acqua il primo, quindi fortunati, speriamo di no. E poi sabato, indovinate dove andiamo? Allo stadio, mio marito ha preso i biglietti, andiamo sempre con la stessa comitiva allo stadio. E penso e spero che per quest'anno abbiamo dato, no? Da che non c'ero mai andata in tutta la mia vita, quest'anno mio marito si è dato la pazza gioia con i biglietti dello stadio a vedere le partite, però veramente bello, anche se io non sono, abbiate pazienza, sto lavorando, non sono una tifosa canita, però veramente divertente, poi Napoli in primo in classifica, quindi è bello, dai. E quindi mettiamo candeggina. Adesso faccio quella dei tappeti, li metto. Oddio, ce la farò. Ce la farò, ce la farò. Ok, così intanto mentre faccio i letti, così dopo la prossima lavatrice è quella delle lenzuole, siamo a posto per oggi. E niente, quindi questo. Lavatrice fatta, adesso mi stendo la prima lavatrice e poi vado a fare i letti e tutto il resto. Comunque si sono rotti i fili, questi qua del... dove stendo i panni, dobbiamo farlo rifare nuovo, che casino. In più abbiamo fatto prendere le misure nuove per la finestra, questa qua del balcone dietro, del bagno dietro, perché si è completamente rotta. Questa qua ce l'abbiamo già da quando abbiamo fatto il bagno,
l'abbiamo fatto insieme al bagno, non è vecchio, è nuovo, diciamo nuovo, però è da cambiare, mentre gli altri infissi li abbiamo fatti dopo e sono sicuramente superiori di qualità. Prenderemo sicuramente un altro di questi qua asciugo. Poi abbiamo fatto fare anche un preventivo per il portone d'entrata nuovo, portone blindato, quelli là moderni, quindi poi l'intenzione è di pitturare anche l'esterno, farla tutta bianca perché vogliamo cambiare un po' anche la parte esterna. E niente, quindi questo. Ora per stendere i panni è un macello. Devo assolutamente prendere, infatti aveva preso la misura sbagliata, devo prendere i fili nuovi perché non so come si chiama, dove si stende i panni. Sono distrutta, sono le 11:15, sono in perfetto orario. Comunque adesso sì che è tutto bello, guardate, divano pulito, ho spolverato tutto, guardate, faccio un piccolo resoconto di ciò che ho fatto. Comunque guardate anche la camera delle ragazze, cambiati letti, ho spolverato tutto, anche la mia, i bagni, io ho fatto tutto. Anche la camera di Christian, cioè è tutta un'altra cosa. Sta andando via il sole, c'era una nuvola di passaggio, vedete? Ah, mo sì, ora sì. Mi sento meglio. Adesso mi faccio una doccia al volo, la seconda della giornata tra l'altro, perché ho sudato, fa caldo, e niente, poi esco. Comunque ora che mi sono ricordata, una ragazza di voi, adesso non ricordo il nome, che mi segue dalla Germania tra l'altro, mi chiese, mi ha scritto sotto l'ultimo video per quanto riguarda la Degusta Box, è possibile ordinarla anche in Germania. Sì, è possibile ordinarla in Germania, l'unica cosa che appunto i prodotti saranno diversi, perché non credo che Degusta Box Italia spedisca in Germania, quindi degustabox.de e così la ordinate anche lì con i prodotti tedeschi. Ecco, purtroppo così, non credo che si possano ricevere dall'Italia, non credo che funzioni in questo modo. Comunque provo ad andare a vedere sul sito degustabox.de e vedi un attimo, vedi. Comunque è la stessa cosa, ovviamente gli articoli alcuni sono diversi, però anzi io sarei curiosa di provarli quelli tedeschi, comunque vabbè. E niente, adesso mi cerco i vestiti. Pronta per uscire, mi sono messa questa giacchettina a righe col pantalone, primaverile insomma, e adesso caffè, questo qua no, non piove, l'ho trovato dentro i documenti di mio marito, quindi lo vado a mettere in macchina. E niente, sole. Comunque io lo sapevo che i miei sarebbero partiti una volta che arrivava il caldo. Dovevate rimanere, insomma. Lo dico così perché so che perché loro mi guardano sempre i video, guardano, sono i primi a guardare i miei video, quindi dovevate rimanere, ve l'ho detto io. E niente, io intanto esco. La vicina è già all'attacco. No vabbè. Comunque, metto giù, dai, ci sentiamo dopo. Pranzo pronto, ho fatto un'insalata mista, c'è un po' di rucola, un po' di formentino, valeriana come si chiama, pomodorini, e cetrioli e poi qui ho fatto una bella carbonara. Vai piano che sennò non riesco nemmeno a farti una foto. Se fa il parkour piano. Cri. Non è la macchina.
pronta. Abbiamo fatto un rustico con spinaci e sottilette e pancetta. E poi ho fatto le melanzane così arrostite. E Cristian anche questi qui ha mangiato pure un po' di pasta, vero? E niente, questa è la nostra cena.